e riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini e la grazia dello Spirito Santo a gloria del Divino Padre. Preghiamo per una maggiore diffusione di una cultura della non violenza che passa per un sempre minore ricorso alle armi, sia da parte degli stati che dei cittadini. Preghiamo affinché siano create opportunità di lavoro per i giovani che consentano loro di realizzare i propri sogni impegnandosi con coraggio e generosità per un mondo migliore. Cuore di Gesù, trafitto e tornato a vita risorta, colma della tua grazia il cuore dei tuoi ministri, perché siano efficaci strumenti di speranza e di salvezza, perché possiamo sostare con Maria ai piedi della croce e poi, accompagnati da lei, annunciare la gioia della risurrezione di suo Figlio. Vieni, Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Dottore dei doni, vieni, luce del cuore, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta di Paolo, nel pianto conforto, o luce certissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è bello, drizza ciò che è fiato, dona i tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Prima di iniziare facciamo la comunione, perché qualcuno magari deve andare al lavoro. Sì. E poi Pasqualino, ricorda che il Padre Tomoso vuole mandare un filmato di tutti quelli che siamo qua, con i saluti e con... Infatti ha detto di la Pasqualino, a Valentina, mandate un filmato e... Che lo salutiamo. E lo salutiamo. Non certo che già siamo in diretta, volendo si può fare. Giusto. Sì, no, non vuole, mandato, non vuole lui, non vuole mandare. Questo si può mandare, vale. Questo lo possiamo mandare. Su Instagram. Lo fa con un altro, Valentina. Si fa un altro video. Sì, aspetto una richiesta precisa, un filmato. Vedi ora. Prima che iniziamo facciamo il saluto e poi non lo so. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa e subito la beata sempre verde Maria gli angeli suonanti e voi fratelli e sorelle di pregare per me Signore Dio abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non solo il regno, ma non soltanto una parola, e io sarò salvata. Della gloria futura. Ci vede che ci custodisca, ci
Stiamo valutando la presenza. Già, abbiamo iniziato già? Ci siamo. Allora, buongiorno Padre Giammusso, siamo qui davanti al Signore e come da suo desiderio le inviamo i nostri saluti e di quelli che siamo qui presenti. Buona giornata e buona ripresa. Un applauso a Padre Giammusso di incoraggiamento. Signore, apri le mie labbra. È la mia porta. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Ecco il grandioso di Dio, splendente di santa luce. Nasce nel sangue di Cristo l'aurora di un mondo nuovo. Torna alla casa il prodigo, splende la luce al cieco. Il buon ladrone graziato dissolve l'antica paura. Gli angeli guardano attoniti il supplizio della croce, da cui l'innocente reo salgono uniti al trionfo. O mistero insondabile dell'umana redenzione, morendo sopra il patibolo, Cristo sconfigge la morte. Giorno di grandi prodigi, la colpa getta il perdono, l'amore libera il timore, la morte dona la vita. Irradia sulla tua chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisce la tua vittoria e rinati nel battesimo. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre, al Santo Spirito, ora nei secoli eterni. Amen. Il Salmo di stamattina è il 38. Salmo 38. Lo introduciamo come al solito e poi iniziamo la nostra preghiera. Il Salmo 37-38, la nuova traduzione, è un salmo penitenziale. È l'implorazione di un peccatore in estremo pericolo. Il salmista riconosce nella sua situazione un intervento della mano di Dio e conferma umilmente la sua colpa. E questo è bello meditarlo, no? Ecco, riconoscere che la situazione di pericolo in cui si trova, pur riconoscendosi peccatore, mette una grande fiducia nel Signore. Lui sa che nel pericolo in cui si trova la mano di Dio interviene. La mano di Dio, cioè, significa Dio con la sua potenza, con la sua forza interviene per liberarlo da quel pericolo, nonostante la sua consapevolezza di essere un peccatore. Ed è fondamentale questo, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che il Signore non ci aiuta perché siamo migliori degli altri o perché non abbiamo peccato. No, il Signore è venuto proprio per i peccatori. Nel Vangelo c'è scritto che lui è venuto per i malati, non per quelli che sono sani di salute. E malati siamo noi, in qualche modo, e in un modo o nell'altro siamo tutti. Questo salmo richiama la solitudine nella quale fu lasciato Cristo. In Luca si legge: tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea. A un certo punto Gesù mette in imbarazzo per il suo modo di predicare, per quello che dice, e tutti sì lo seguivano ma da lontano. Quindi Gesù soffre anche la solitudine, come tanti uomini su questa terra purtroppo soffrono la solitudine, e noi dovremmo essere consolatori delle persone che in qualche modo si sentono soli, o perché un lutto li ha privati di una persona cara, o perché stanno vivendo una particolare situazione di malattia, di sofferenza, e vede l'indifferenza degli altri, non c'è l'attenzione, non c'è quella parola di conforto, di conforto, quella presenza che a volte è semplicemente necessaria, la presenza, non tanto le parole, ma la presenza che è di grande conforto, perché in qualche modo soffre una sofferenza di questo tipo. Questo salmo diviene la preghiera penitenziale della Chiesa.
Oggi siamo venerdì, quindi no? Il Salmo esprime questo atteggiamento penitenziale che dobbiamo avere. Esprime questo Salmo il compito della Chiesa di redenzione nel prendere su di sé i peccati e le sofferenze di tutti gli uomini. E questo quando avviene in modo particolare? Avviene in modo particolare quando il sacerdote celebra l'Eucaristia, quando nell'offertorio presenta al Padre che è nei cieli non soltanto la realtà del corpo, del sangue, dell'umanità, della divinità di Gesù che è nell'Eucaristia, ma assieme a quell'Eucaristia offre al Padre tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri bisogni, tutte le nostre necessità, tutto quello che in qualche modo abbiamo bisogno del Signore in qualsiasi ambito, no? E lo presenta per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente. Quindi questo farsi carico la Chiesa lo fa in modo particolare del sacramento dell'Eucaristia. Questo salmo è una delle più efficaci preghiere che può rivolgere chi ha peccato. E chi non ha peccato? Gesù dice: chi non ha peccato scaglia la prima pietra. Poi il commento dell'evangelista molto acuto, e tutti, a partire dagli anziani, lanciarono a terra il sasso e si allontanarono. Quindi è una realtà il peccato che ci appartiene e insito nella nostra natura umana. Quindi è una delle più efficaci preghiere che si può rivolgere per chi ha peccato, perché suggerisce sentimenti di vera umiltà e suscita nel cuore il gemito che salva e purifica. Quindi gemere davanti al Signore perché riconosciamo la nostra colpa, il nostro peccato, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, il male che ho fatto è davanti ai tuoi occhi. Che questa consapevolezza, ma farla con il cuore contrito, ovviamente diventa per noi fonte di salvezza, perché stimola la misericordia di Dio. Quindi noi quando preghiamo i salmi, in particolar modo i salmi penitenziali, un po' tutti i salmi, dovremmo essere presenti a noi stessi e presenti a Dio. La preghiera del mondo è questo, la consapevolezza che in quel momento Dio è davanti a me. Io sono davanti a Dio e di conseguenza dobbiamo sapere, come dire, cogliere l'opportunità di aprire il nostro cuore così com'è, ferito da tante ferite, no? E offrirlo al Signore perché lo possa risanare. Quindi siamo pregati con consapevolezza, con coscienza, senza fretta e senza distrazione. Se io mentre prego mi faccio prendere dagli assilli del mondo che purtroppo ci sono, la mia preghiera non sarà mai una vera preghiera. Non mi incontrerò mai con il Signore, non farò mai comunione con Lui. Il Signore rimarrà fuori di me e io la mia vita la gestirò autonomamente da Lui. Vi chiediamo, Signore, della grazia di essere consapevoli e presenti quando preghiamo. Che è una grazia che il Signore ci deve donare. Prima Antigone, come al solito, non mi dico nulla, va bene. Non punirmi, Signore, nel tuo sdegno abbi pietà di me. Signore, non punirmi nella tua collera, non castigarmi nel tuo furore. Le tue frecce mi hanno trafitto, la tua mano mi schiaccia. Per il tuo sdegno nella mia carne non c'è nulla di sano. Nulla è grato delle mie ossa per il mio peccato. Le mie colpe hanno superato il mio carico. Sono un carico per me troppo pesante. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non punirmi, Signore, nel tuo regno abbi pietà di me. Da quello che dice il salmista sembrerebbe che la cosa, come dire, l'origine, la fonte del suo male è Dio stesso. Così sembrerebbe, no? Signore, non punirmi nella tua collera, non castigarmi nel tuo furore. Cioè la sofferenza che lui sta avendo in questo momento, con la consapevolezza di essere peccatore, gli fa pensare tutto quello che sto vedendo è il castigo tuo, tu mi stai punendo. Le tue frecce mi hanno rapito, la tua mano mi schiaccia. Quando la sofferenza è grande ci sente schiacciati, no? Da questa sofferenza.
Per il tuo sdegno nella mia carne non c'è nulla di sano, come se il Signore fosse sdegnato con lui. E il Signore è sdegnato non con lui, ma con il peccato che lui ha commesso. Nulla è andato, eccetera, eccetera. Però poi vedete la consapevolezza. Questa è mentalità ebraica. Cioè l'israelita attribuisce tutto a Dio, che è l'unico suo punto di riferimento, né bene né male. Però noi poi sappiamo dalla scrittura, ad esempio questo è molto chiaro, l'autore della lettera agli ebrei, che il male e il peccato sono entrati nel mondo per invidia del diavolo. Quindi non è che provengono da Dio il male e il peccato, è per invidia del diavolo che è entrato nel mondo il male e il peccato. E allora di conseguenza, se il Signore interviene e magari permette quella situazione di difficoltà, è proprio perché vuole che noi ci salveriamo, constatiamo il nostro limite, e lui poi lo comprende: le mie colpe hanno superato il mio capo, sono un carico per me troppo pesante, ma le sue colpe. Quindi è un linguaggio semitico, diciamo così, per dire che alla fine tutto è presente in Dio. Seconda, dicono. Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore. Alleluia. Segno 13. Fetide e purulente sono le mie piaghe, a causa della mia stoltezza. Sono tutto curvo e accasciato, triste mi aggiro tutto il giorno. Sono tutti infiammati i miei fianchi, nella mia carne non c'è nulla di sano. Sfinito e avvilito all'estremo, ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, è davanti a te ogni mio desiderio, e il mio gemito non ti è nascosto. Palpita il mio cuore, le forze mi abbandonano, non mi resta neppure la luce degli occhi. I miei amici e i miei compagni si spostano dalle mie fiore, i miei vicini stanno a distanza. Tendono agguati quelli che attendono la mia vita, quelli che cercano la mia rovina tramano insidie e tutto il giorno studiano inganni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Ogni mio desiderio è di fronte a te, o Signore, alleluia. Questo salmo si può anche vedere, in quanto figura, un richiamo all'esperienza che fa Giobbe. E quindi abbiamo quel canto del servo sofferente, no? Vi ricordate l'esperienza di Giobbe che viene affitto da grandi prove? Il Signore permette che tutto gli venga tolto. Però poi Giobbe piano piano recupera la fiducia nel Signore e dice: io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora in questo momento di grande prova, di grande afflizione, in cui mi sento nudo, scoperto, i miei occhi ti hanno visto. Cioè, riuscito a fare l'esperienza viva del Signore proprio nella sua sofferenza, nello suo stato di abbandono. Terza antifona. A te confesso la mia colpa, non abbandonarmi, Dio, mia salvezza. Alleluia. Versetto 14. Io come un sordo non ascolto, e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non vuole rispondere. Perché io attendo te, Signore, tu risponderai, Signore mio Dio. Avevo detto: non ridano di me, quando il mio piede vacilla, non si facciano grandi su di me. Ecco, io sto per cadere e ho sempre dinanzi la mia pena. Ecco, io confesso la mia colpa, sono in ansia per il mio peccato. I miei nemici sono vivi e forti, troppi mi odiano senza motivo, mi rendono male per bene, mi accusano perché cerco il bene. Non abbandonarmi, Signore, Dio mio, da me non stare lontano. Vieni presto in mio aiuto, Signore, mia salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te confesso la mia colpa, non abbandonarmi, Dio, mia salvezza. Alleluia. Versetto 14, come un sordo non ascolto, come un muto non apro la bocca, cioè non ho nulla da farmi delle parole dell'uomo, di qualche cosa che mi si possa dire. Io sto in silenzio, perché? Perché io attendo te, Signore. Cioè, tu solo puoi darmi una vera consolazione.
Tu solo puoi darmi parole che mi rialzino dallo stato in cui mi trovo. Tu solo puoi darmi parole di perdono. E quindi attendo te. Signore, vieni presto e mi aiuto, diciamo nel mattino, no? Dio apre, Signore, vieni presto. È l'espressione che noi traiamo dal Salmo per questo, questo incitare il Signore a fare presto. Perché ci si sente veramente in ansia per il peccato. Questa è una cosa che noi dovremmo fare nostra. Quando, e ci capiterà, ci è capitato, ci capiterà ancora di peccare, dobbiamo essere in ansia di incontrarci nella collata, che già non so sta vedendo a confessare, però in qualsiasi chiesa, ovviamente, in qualsiasi luogo dove c'è un sacerdote, l'ansia di ritornare al Signore attraverso il sacramento della riconciliazione. Un'ansia, cioè non stare lì tranquilla e poi mi confesso tanto, no, avere l'ansia, perché nel Signore io trovo il perdono, trovo la forza per rialzarmi, cosa fondamentale questa, e quindi andiamo avanti per lui. Versetto, e poi per la tua risurrezione, oh Cristo, alleluia, gioiscono il cielo e la terra, alleluia. Apocalisse 4. C'è qualcuno che fa la comunione prima che facciamo l'Apocalisse? Confesso a Dio Padre per potente e a noi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, vi pregate per me, Signore Dio nostro. Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non so se è ma di soltanto una parola, e Dio sarà salvato. Deve fare la comunione, sua vita. Sì, poi facciamo il Vangelo. Corpo di Cristo. Passiamo al capitolo 4 dell'Apocalisse. Aspetta un po' un pastorino, vediamo di più le paroline. Cerchiamo di andare un po' dentro. E allora passiamo, in questi giorni siamo passati dalla visione iniziale, no? Che ha avuto Giovanni il giorno della domenica, a questa visione, vede questo come un figlio d'uomo ricco, vestito di bianco, la cintura dorata, quindi il risorto, quello che parla del giorno della domenica, e riceve un ordine da parte del Signore, un imperativo. Quello che vedi scrivelo in un libro. Al capitolo primo abbiamo ascoltato questo. Quindi Giovanni scrive per obbedienza a quello che è questo il Signore gli dice. Poi abbiamo in questi giorni esaminato le lettere che il Signore rivolge tramite sempre Giovanni alle sette chiese, e ha parlato in quelle lettere di ciò che è al presente, cioè la realtà di queste chiese, il bene che facevano o le opere di male che facevano. Abbiamo visto addirittura nell'ultima lettera, in fondo opere di male non ne compivano tanti, però c'era qualcosa che addolorava molto il Signore, la tiepidezza, essere diventati né carne e né pesce, professarsi cristiani però in realtà a vivere come se Dio non esistesse. Con il brano di oggi inizia, diciamo, il Signore tramite sempre Giovanni a farci vedere invece ciò che avverrà. Quindi iniziano le visioni profetiche. Salì quassù, si legge nel versetto 1 del capitolo 4 di oggi,
sale quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Quindi questo cosa ci fa capire? Che c'è un progetto che Dio ha sulla storia collettiva, ma anche direi io sulla storia personale. Ognuno di noi ha la sua storia, che in Cristo diventa storia di salvezza. E c'è un progetto che Dio ha su ciascuno di noi e su tutta l'umanità, questo progetto c'è. Ma come possiamo capirlo questo progetto? Come possiamo evitare il rischio di una lettura superficiale dei fatti che ci accadono, che accadono nel mondo, oppure una lettura fatalistica? È successo perché doveva succedere, no? Quasi il caso, il fatto, eccetera. Come possiamo leggere i fatti della storia del mondo personali con gli occhi della fede, quindi una lettura di fede? Da quale punto di vista bisogna mettersi? Questo ci dice Giovanni, o meglio il Signore attraverso l'Evangelista Giovanni nel libro dell'Apocalisse. Con quali occhi possiamo interpretare la realtà della storia che a volte è opaca, un po' incomprensibile, non la decifriamo bene? Quello che ci fa capire la parola di Dio è, in questi giorni, che sia ciò che è al presente, ma anche ciò che avverrà, richiedono non tanto una lettura umana, ma una rivelazione divina, una rivelazione da parte di Dio. È Lui che ci fa capire i fatti, le circostanze e il senso che dobbiamo dare a quei fatti e a quelle circostanze. È Lui che si fa interprete della storia dell'uomo. Quindi non soltanto il futuro, ma anche quello che viviamo oggi, nell'attualità, al presente, sfugge a una riflessione semplicemente umana, ma ha bisogno della luce divina. E questo in fondo è il senso dell'invito che il Signore fa a Giovanni: sali, cioè mettiti in alto. Solo salendo in alto, entrando nella porta aperta nel cielo, lo leggeremo nel versetto 1, quindi mettersi dal punto di vista di Dio, è possibile ascoltare la tua voce, la voce di Dio, ed entrare nel mistero degli avvenimenti della storia. Quindi se noi vogliamo comprendere ciò che accade nel mondo, le guerre, le lotte fratricide, i disastri, eccetera, e lo vogliamo fare soltanto ascoltando l'opinionista di turno, il giornalista, il commentatore o le mie speculazioni delle tire, ma mi caverò un rango da un buco. Ho bisogno di salire su, di entrare in quella porta che mette in comunicazione la terra con il cielo. Spesso lo si fa nella preghiera, nella meditazione. Dobbiamo avere la voce di Dio che ci suggerisce come decifrare, come interpretare quei fatti. Ecco perché Giovanni fa un'altra bella precisazione che si collega sempre con la Sacra Scrittura. Ora vedremo, no? Al versetto 1, quando dice Giovanni, nel descrivere questo invito che fa Gesù a salire su, dice: quella voce che ho sentito è come una tromba. Questo particolare è importante perché rimanda al libro dell'Esodo. Non so se vi ricordate l'episodio quando Dio incontra il suo popolo alle pendici del monte Sinai, dove Dio si rivela e dove Dio va all'alleanza con il suo popolo. Anche lì c'è un grande suono, un forte suono del forno. Questo forte suono, questa tromba che suona, o quello che sia, è la voce di Dio. Quindi siamo in presenza di Dio. Vediamo un po', iniziare la lettura piano piano e poi cerchiamo, con tanta buona volontà, cerchiamo di vedere un po' insieme, di comprendere le singole immagini di questa visione. Ricordiamoci che il libro dell'Apocalisse è un libro molto particolare, va interpretato e non tutti gli studiosi concordano su delle interpretazioni, quindi anche questo bisogna tenerlo presente. C'è magari, che non lo so, nelle sette stelle vede un riferimento, qualcuno no, io penso meglio che sia quest'altro riferimento, eppure ciò non toglie che alla fine il messaggio è chiaro, il succo del messaggio. Noi proviamo a rifare quello che possiamo, ovviamente attingendo alle fonti, attingendo a quello che abbiamo.
capitolo 4, versetto 1. Allora, ascoltate qui questo invito che il Signore fa a Giovanni di salire su ed entrare per quella porta. Poi vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere di sé. Quello che abbiamo un po' anticipato. Sali quassù. Subito fui preso dallo Spirito. È lo Spirito Santo che ci deve guidare. È lo Spirito Santo che guida la storia del mondo e della Chiesa. Senza di lui non possiamo fare nulla. Ed ecco, c'era un trono nel cielo e sul trono uno stava seduto. Attenzione, vediamo un po' di più. Uno già è maiuscolo. Già vedete, uno già è importante. Cioè. Siamo al versetto 2, c'era un trono nel cielo. Cosa ci dice Giovanni, se vi ricordate anche quello che abbiamo detto nei giorni passati? Se sulla terra vi è il trono di Satana, l'ha detto lui, io l'ho puntato qua al capitolo 2, versetto 13, so che abiti dove Satana ha il suo trono. Riferimento storico è l'impero romano, l'imperatore romano, che veniva, che si presentava con il suo culto, come un dio, no? Però i troni che gli uomini quindi innalzano ai potenti, ai falsi dei, potenti del momento, vero è che sulla terra ci sono questi troni, però vi è anche in cielo che è il trono di Dio. Allusione alle due sovranità, quella della terra e quella del cielo, quella di Satana e quella di Dio, che si contendono il dominio della storia e il cuore umano. Vi ricordate quando Gesù parla della zizzania e del grano che crescono nel cuore dell'uomo? Cioè, nel cuore dell'uomo c'è il bene e c'è il male, crescono insieme, perché se il Signore interviene per estirpare il male rischierebbe di togliere anche il bene che c'è nel cuore dell'uomo, e allora poi arriva il giorno della mietitura e poi il Signore sa come deve mietere. Ma il messaggio finale qual è? L'orgoglio dell'uomo e le sue idolatrie sono in ogni caso vittoriosi solo in apparenza. Questo già l'abbiamo detto, apparentemente tu subisci una prova che ti sta affliggendo, ma è un tempo limitato, 10 giorni, per poco, ma tu ne trarrai beneficio da quella prova, perché ti fortificherai, aumenterà il tuo fede. Chi domina la storia è solo Dio, colui che è il vero sovrano di ogni cosa. Quindi il messaggio di fondo è questo. Continuiamo nel versetto 2, vediamo, diciamo un pezzettino. Ed ecco c'era un trono nel cielo e sul trono uno stava seduto. Uno maiuscolo, cioè della Spesa Pasquale, uno stava seduto. Se ci fate caso, Giovanni, da vero israelita, non descrive Dio, non lo può descrivere. Dio è indescrivibile, ma solo sta descrivendo il suo trono e lo splendore che lo circonda. Lo vedremo, che lui farà questa applicazione dello splendore. Uno splendore, vi sto anticipando, simile a quello di pietre preziose. Dio, dice sempre Giovanni alla sua prima lettera, questo è il senso: Dio è luce e lui non vi è tenebra alcuna. Questo poi dello stesso Giovanni, così come scrive la sua prima lettera, cerca di riportare questo stesso concetto con delle similitudini, con delle immagini particolari. Alcio di Dio non può affermare Giovanni. Dio non lo si può vedere, ma solo intuirne la presenza e la potenza. Tant'è vero che Gesù dirà: Dio nessuno lo ha mai visto. E l'Evangelista dirà: ma in questi ultimi tempi il Figlio che nel Padre ce l'ha rivelato. E poi Gesù dice che ha visto me, ha visto il Padre. Cioè noi il Padre non possiamo vederlo. Dio Padre non si vede. Attraverso Gesù però possiamo farci un'idea di chi è il Padre, perché lui è venuto a portarci nel mondo l'immagine del Padre. Quindi continuiamo questo. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspora e cornalina, un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano Quindi il trono descrive, diciamo, queste pietre preziose che danno questa luminosità. E il trono è anche avvolto, dice Giovanni, dall'arcobaleno.
ripeto quello che dice la lettera pasquale, versetto 3, un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. L'arcobaleno, non dimentichiamoci, la scrittura, che cos'è? Non esprime solo la luminosità, che è luminoso l'arcobaleno, cioè è bello anche a vedersi, no? Ma è anche segno di pace e alleanza. Dobbiamo pensare, dobbiamo riferirci all'altro testo sacro, libro della Genesi, quando ci dice che dopo il diluvio universale spuntò nel cielo un arcobaleno, segno che il Signore era in pace con la tua umanità e conviva la sua alleanza. Attraverso questa immagine Giovanni annuncia che cosa? Che il diluvio, quello che c'è descritto nel libro della Genesi, e le forze della distruzione non avranno mai l'ultima parola sulla storia, le catastrofi, le cose complicate però nel mondo, mai l'ultima parola sulla storia. L'ultima parola è quella di Dio. Il male dilagante nel mondo, pertanto, non deve fare paura. Ci vuole suggerire Giovanni oggi, poi ce lo dice a me, a ciascuno di noi. La potenza di Dio creatore è dalla nostra parte. Dio creatore, colui che ha creato tutto, è dalla nostra parte. Sì, l'arcobaleno non esprime solo luminosità, ma esprime anche il segno di pace e di alleanza. Tutta la creazione e l'intera storia si prostrano davanti al trono di Dio. Sento tutto ciò che lo circonda, perché si prostrano davanti al trono di Dio. Perché lui solo ne è il vero sovrano, lui solo ne è il vero Signore. Sull'agricolore diciamo qualche cosa, così brevemente. Si parla di diastro e cornalina, sono sfumature di rosso. Poi si parla di questi idee di smeraldo, no? Che questo colore smeraldo, che allude a sfumature di verde. Il rosso cosa allude? Il rosso allude al sangue o al fuoco e indica irruenza e vigore. L'irruenza e il vigore di Dio, no? Il verde invece allude alla vegetazione, la speranza. Ciò che ti ha creato. Indica speranza, sì, ma anche dolcezza e frescura, qualcosa che solleva l'uomo, no? Quando è nel caldo, siamo il deserto, per esempio, la metafora della vita degli uomini che a volte ci stressa, ci stanca, la frescura è proprio l'oasi di pace, tu ritrovi il refrigerio. Quindi rosso e verde sono i colori della vita, la nostra vita. Abbiamo dunque a che fare con il vivente, con la V maiuscola, colui che è potenza travolgente e soave delicatezza. Dio è così, è potente, ma anche suave delicatezza con noi. Io sto alla porta e busso. Chi mi aprirà, io entrerò. La delicatezza del Signore, suave delicatezza. Siamo insomma introdotti nel mistero indicibile di Dio. Dio non si può dire a parole umane. Noi lo balbettiamo. Applichiamo come? Sta descrivendo ovviamente, ma ovviamente con parole umane. Ma d'altronde la rivelazione è tutta così. Diceva De Verbum, quando il Signore ha voluto, si è rivelato agli uomini con parole di uomini, perché noi le comprendessimo. Cioè, se Dio parlasse un linguaggio sconosciuto, noi le sai chi sta dicendo, non lo capiamo. Quindi usa la nostra stessa logica, la nostra stessa, anche se poi la logica è diversa e quindi ci porta oltre, ci invita a salire su per capirlo meglio. Andiamo avanti, versetto 4. Attorno al trono c'erano 24 seggi e sui seggi stavano seduti 24 anziani, avvolti in candide vesti, con corone d'oro sul capo. Prendiamoci un pochino qui, purtroppo, ma fare a pezzettini. Che c'è? Deve fare l'unione? Intanto abbiamo finito, ricordiamo che andiamo alla 24, ok? Confesso a Dio di peccato i pensieri, parole, opere, missioni, nel mio corpo, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Abbiuso!
Adiuto, prepara il tuo cuore. Senti, vedo il Signore della vita. Aspetta. Il potente e il suono dolce. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati e invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Anziani che fanno corona, al trono di Dio. Qual è il loro compito? Ci dice qua Giovanni. Il loro compito è quello di rendere omaggio a colui che è seduto sul trono. Quali sacerdoti della liturgia celeste, anche nella liturgia del cielo. Noi questo dobbiamo ricordarcelo spesso. Quando noi celebriamo le nostre liturgie, anche nel cielo c'è la stessa liturgia. Quando noi cantiamo in gloria, anche gli angeli cantano in gloria. E purtroppo noi siamo ormai così, non lo so, facciamo le cose meccanicamente, ci abituiamo, come una sorta di assuefazione, le cose non ci toccano più. E magari andiamo a vedere la Santa Messa, le parti che ci disturbano, eccetera. Umano, ovviamente, per carità, la fragilità che abbiamo, però dobbiamo ricordarci di questa bella realtà. Quando si celebra l'Eucaristia, tutto il paradiso è su questo altare. Ci sono gli angeli, c'è il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, i Santi, nella comunione dei Santi, c'è la Vergine Santa soprattutto, la Madonna. Dovremmo, il nostro angelo custode, ovviamente in quel momento è sul terreno, perché ci accompagnano verso la fonte, come dire, è la pienezza di ogni comunione. Cioè, dovremmo essere un po' più come Catalina Ricci, sì, che ha questa visione, ma che corrisponde un po', cioè il cielo è aperto, c'è questa porta aperta, che l'ha aperta Gesù, che ha squarciato il velo del tempio, è entrato in questa, ci ha fatto entrare in questa dimensione, ascendendo al cielo, quindi portandosi alla presenza di Dio, in questa comunione con Dio. Anche certo, anche le carriere per i bambini spiegarlo come pensionati, che cosa è la Santa Messa, quasi tutti i passaggi, allora sì che si presterebbero più attenzione. Non cerchiamo di cerchiamo di fare, soprattutto nella prima comunione, quando si prepara la prima comunione, io mi spiego che non era molto dettagliata, il problema è che loro dimentichiamo come c'è anche questa realtà, sono entrambe le realtà, bisogna portarla alla memoria. Quando va a celebrare la festa lo deve ricordare i passaggi. Don Andrea è iniziando a farlo, perché bisogna anche aiutare l'assemblea a sentire. Altrimenti la riduciamo a un'esperienza umana, che è un discorso organizzativo, magari facciamo il coro, facciamo i canti, però alla fine
parliamo tanto anche nel prepararci alla comunione, anziché metterci il silenzioso, sia prima che dopo, sia prima che dopo. Il ringraziamento dopo. Siamo uomini, a volte anche i sacerdoti, essendo fragili anche loro, no? Che sono imperfetti. Magari perché c'è tanta cosa da fare, cioè perdono questa dimensione della preparazione, del silenzio dopo. Però tante volte perché non sappiamo. A volte perché non sappiamo, a volte perché lo dimentichiamo, a volte perché ci abituiamo. E questo è come nell'amore, nella coppia. L'abitudine a volte è la tomba dell'amore. Ci abituiamo, no? A quella presenza, a quel servizio che uno fa all'altro, è normale. Mia moglie mi cucina, mi parla, è normale. Se però per un motivo per un altro non ci dovesse essere, non te vede. E viceversa, cioè voglio dire le cose che noi cerchiamo di fare nelle famiglie, di essere presenti, cioè, manca lo stupore, quello che è stato nel primo incontro, quando gli unità Pasquale qui Pasquale vuol dire una stupista, ma te dire e ciò che vuol dire è passato 40 anni vuol dire, andiamo a fare roba di fuori, vabbè dai, ci scherziamo, ciao. Ma ovviamente è così, dovremmo avere questa, recuperare effettivamente, come ci diceva anche, questa dimensione. Allora, 24. Era 24, aspetta, poi 24. 24 e 7. Quindi dicevamo che il loro compito è quello di questi 24 anziani di rendere omaggio al pubblico che è stato tutti loro. Quale sacerdote della liturgia celeste, della liturgia che c'era anche nel cielo. Ma chi rappresentano questi 24? Secondo alcuni, ecco, perché ci sono diverse idee di pensiero, diverse scuole. Io ne propongo questa, poi ognuno. Secondo alcuni rappresentano i 12 apostoli e i 12 patriarchi. Gli anziani sono questi, i 12 patriarchi, le 12 tribù di Israele e i 12 apostoli. Le 12 tribù di Israele fondano l'antica alleanza. Le 12 apostoli fondano la nuova alleanza, sono il fondamento, le colonne della nuova alleanza. Quindi, esatto, rappresentano nel loro insieme l'intera storia umana che ormai è giunta alla fine e si immerge nel mistero della gloria di Dio. Cioè la salvezza è compiuta, la storia umana è realizzata in Dio, si realizza nella sua gloria, viene inserita nel dinamismo divino. Le vesti di candide e le corone d'oro di questi 24 anziani che hanno sul capo le corone alludono alla vittoria che i 24 anziani hanno conseguito al termine del cammino della vita. Hanno lottato, hanno combattuto, hanno sofferto, hanno vinto. Qui avanti con la verità. Chi sono coloro che devono tutti quelli che sono presenti con le vesti bianche? Versetto 5. Davanti al trono, dal trono uscivano lampi, voci e fuori, ardevano davanti al trono sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. Ferma un momento, è troppo davanti, ci perdiamo di casa. Dal trono escono lampi, voci e tuoni, ci ha detto adesso Pasquale, sono i segni classici che accompagnano la manifestazione di Dio. I sette spiriti di Dio, anche qui ci sono diverse linee di pensiero, c'è chi dice che sono gli angeli, sette alla totalità, tutti gli angeli che stanno davanti al trono di Dio, qualcuno addirittura individua in questi sette spiriti sette arcangeli, di cui la nostra tradizione cattolica ha rivelato tre nomi, Michele, Raffaele e Gabriele. Ma nella tradizione ebraica ce ne sono altri quattro che hanno un nome e hanno un compito che il culto cattolico non ha recepito, diciamo così. La Bibbia ne riporta sempre, no? La Bibbia ci parla di però non ci sono nomi, diciamo, tante regole di Dio. E quindi la Chiesa fa il culto di questi tre arcangeli che noi sappiamo. Quindi mi chiama sette arcangeli. Sette, alcune letture, alcune esegeti del culto. Ciao! Allora, sì, certo è una manifestazione del Signore, questo qua è sicuro. Assolutamente sì. Se sono tre o sono altri,
rievoco, no, sempre, certo, non è la Bibbia si parla di questi sette angeli, però ovviamente poi in questo caso sono questi sette a cui si riferisce Ezechiele che parla, non ricordo, sono, ma alcuni invece dicono che rappresentano, rievocano, questi sette spiriti di Dio rievocano i doni dello Spirito Santo, così come ne parla Isaia. Isaia parla di questi doni, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di saggezza e di temore del Signore e via dicendo, no? Quindi Giovanni sottolinea che questi spiriti ardevano la relazione di Dio nelle sette fiaccole accese. Quindi le sette fiaccole accese, vedete qua, le fiaccole che calano al cielo, i doni dello Spirito Santo che raggiungono, diciamo, l'umanità. Questa è la, come dire, quella via del popolo, come parla, ripeto, ci sono tante diverse letture. Tra l'altro ci sono alcuni esegeti, magari non torto non hanno, anche se questo è un WhatsApp per il fatto, che in questa manifestazione vedono una vera e propria presentazione del mistero trinitario in questo trono, con tutta questa descrizione che abbiamo fatto, che Giovanni fa. Voi sapete che Giovanni è molto profondo, viene chiamato il teologo di Dio, cioè veramente penetra il senso delle scritture, no? Sul trono infatti sta colui che è sorgente inesauribile di vita, quindi il riferimento è al Padre. Sta colui che è voce e parola, la voce, la tromba di sonata, volontà di comunicazione, questo Padre vuole comunicare, e chi è questa voce se non il Figlio? Parola di Dio, Verbo di Dio. E poi ci sta colui, abbiamo visto i sette doni, eccetera, che è il soffio e il vento, cioè lo Spirito Santo. Quindi qualcuno ci vede, ma forse qua, non so se è saltato qualcuno dice a fare questa affermazione, ma forse c'è anche la presentazione del mistero trinitario. Padre, Figlio e Spirito Santo. Completiamo? Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano quattro esseri viventi, pieni d'occhi, davanti e dietro. Ecco, il mare. Il mare nella Bibbia è sinonimo di mare in tutte le sue forme. Questo mare è calmo, è pieno di Dio. Cioè il Signore domina il mare, non si fa soverchiare dal mare. Per questo lo vediamo così, in questa descrizione così calma, ai piedi del Dio, e ai piedi c'è questo mare, che non fa nulla, non fa nulla perché il Signore è sovrano, non può fare nulla. E lo rende cristallino. Come? Lo rende trasparente. Lo rende trasparente perché Dio riesce a penetrare le profondità di tutti. Quattro esseri, nella tradizione, piano piano, poi, ma a partire dal primo secolo in poi, ci hanno visto i quattro evangelisti, si parla della Chiesa. Anche qui voglio dire. Non è un animale, perché alcune poi invece sono le caratteristiche dell'umanità, la fortezza, il toro, l'aquila, l'agilità, cioè le varie cose che indicano questi. E cosa vuol dire che gli occhi davanti al tempo? L'onniscienza, che ha Dio di tutto, diciamo. Quindi sono, vedete, tante piccole immagini che poi messe assieme ci hanno. Così come quando ci diceva che aveva questi piedi di bronzo, eccetera, era l'invariabilità, l'imperturbabilità di Dio, non varia, è stabile Dio, noi siamo così, che un poco crediamo, un poco non crediamo, un poco siamo fervorosi, ma no, Dio no, Dio è stabile per sempre. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo vivente era simile a un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto come di uomo. Il quarto vivente era simile a un'aquila che vola. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, 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 il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che vi ricordate? Nella rivelazione al nome di Dio, Deuteronomio, io sono colui che sono, io sono, e di al Faraone colui che mi ha mandato, per il nome di Dio, no? Colui che era, che è, che tiene. E ogni volta. E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazia
quattro anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono, dicendo: cioè, mentre i potenti della terra non gettano le corone ai piedi di questo Dio, ma si sentono superbi, orgogliosi del loro ruolo e si ergono a Dio. Dio fa un discorso diverso: tutto scende dal cielo e si incarna con la sua tenda in mezzo a noi, la sua sovranità è in mezzo a noi, e poi questi 24 anziani che hanno il compito di dare conto a Dio riconoscono la supremazia, il primato di Dio, e quindi buttano la loro corona ai piedi di Dio. Il potere appartiene a te, noi siamo i tuoi ministri, i tuoi intermediari, i tuoi servitori, ma il potere è tuo, tu hai la regalità, tu hai la sovranità, e lo riconoscono la differenza degli uomini che spesso invece si mettono al posto di Dio. E cosa dicono? Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistevano e furono create. Quindi la sovranità di Dio sugli uomini, sulla storia, su tutto il creato. In sintesi, di riepilogando, per avere in mente un po' quello che abbiamo letto, no? Per capire il senso vero della storia bisogna mettersi dalla parte di Dio, dicevamo, bisogna salire su, guardare con i suoi occhi, dal suo punto di vista, bisogna farsi guidare dallo Spirito Santo, altrimenti non capiremmo nulla, e dalla sua parola, la voce, la parola di Dio, per vedere oltre le apparenze dell'ordinarietà del quotidiano, andare oltre le apparenze dell'ordinarietà. Solo allora potremo rinnovare la nostra fede in Dio, Signore della storia, nel senso che questo è il segno del trono, alleato dell'uomo, l'arcobaleno del diluvio, i lampi, il tonnello del Sinai, dove si congiungono le alleanze, no? Nella pienezza del suo splendore, delle pietre preziose, e del suo spirito creatore di ogni cosa, sette spiriti e quattro esseri viventi. Per alcuni sono anche quattro punti cardinali, cioè tutto l'universo. La potenza del Signore, la sua onnipotenza abbraccia, la sua sovranità abbraccia tutto l'universo, che tutto conosce, gli occhi, come dice Maria Luisa, che tutto conosce, l'onniscienza, la comprensione di tutto, perché ha tanti occhi, essendo che conosce, è onnisciente, e domina le forze del mare, del male, il mare calmo e tiene di Dio. Yahweh, il Dio dell'esodo, che era, che è, che viene, Yahweh, l'alleato dell'uomo, domina tutti gli avvenimenti ed è pronto a intervenire a favore del suo nuovo popolo, la nuova alleanza dei 12 apostoli, no? Come è intervenuto per liberare l'antico Israele? Ecco il discorso, dicevamo, 24 anziani, 12 giù di Israele, più 12, 12 e 12 con 24, gli apostoli della nuova alleanza. Tutta la scena che abbiamo descritto in questo capitolo esprime una grande pace e la serenità di una situazione pienamente in mano a Dio. Cioè nulla sfugge al Signore, al suo controllo. A differenza di quella che si vive sulla terra, quasi che un'esperienza purtroppo non è nella pace, quando noi abbiamo un popolare di odio, di rancore, eccetera. E nel Signore invece c'è questa pace e questa certezza. La pace si esprime in questo capitolo, come abbiamo ascoltato, in una liturgia di lode. Abbiamo ascoltato, santo, santo, santo il Signore, tu sei degno, Signore Dio nostro, la liturgia ha tutti gli effetti di lode, come quello che fanno le comunità, come facciamo noi, non conosciamo le liturgie, celebrata dai santi che a cuore alterni, in parte divisa solo, noi lo facciamo poi nella chiesa, lo stesso inno lo ripetiamo, che a cuore alterni celebrano la santità e la potenza misericordiosa di Dio, la sua signoria e regalità sulla storia degli uomini e su tutto il creato. Quindi diciamo che in sintesi il messaggio è l'incoraggiamento e ci deve dare forza nel deprimerci, di non abbatterci quando le cose non vanno come noi pensiamo di andare, e quindi soltanto Dio ci può dare la giusta interpretazione. Responsore. Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. Tutta la terra è piena della sua gloria. Alleluia. I serafini proclamavano l'uno all'altro:
Santo, santo, santo è il Signore dell'universo. Tutta la terra è piena della sua gloria. Alleluia. Chi vuole venire per la lettura? Per le volontarie. C'è qualcun altro? Vai. Ciao. Vai, ci prima, seconda lettura. Ormai mi sento scandalizzato. Meno male che arrivo avanti. Ma leggi così bene, così dolce, così. Si va cercando. Grazie. Consualità. Dai discorsi di San Teodoro, Studita Abate. La croce di Cristo, nostra salvezza. O dono preziosissimo della croce. Quale splendore appare alla vista, tutta bellezza e tutta magnificenza, albero meraviglioso all'occhio e al gusto, e non immagine parziale del bene e del male come quello dell'Eden. È un albero che dona la vita, non la morte, illumina e non ottenebra, apre l'abito al paradiso, non espelle da esso. Su quel legno sale Cristo come un re sul carro trionfale, sconfigge il diavolo padrone della morte e libera il genere umano dalla schiavitù del tiranno. Su quel legno sale il Signore come un valoroso combattente, viene ferito in battaglia alle mani, ai piedi e al divino costato, ma con quel sangue guarisce le nostre lividure, cioè la nostra natura ferita dal serpente velenoso. Prima venimmo uccisi dal legno, ora invece per il legno recuperiamo la vita. Prima fummo ingannati dal legno, ora invece con il legno scacciamo l'astuto serpente. Nuovi e straordinari mutamenti. Al posto della morte ci viene data la vita, invece della corruzione l'immortalità, invece del disonore la gloria. Perciò, non senza ragione, esclama il Santo Apostolo, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Quella somma sapienza che fiorì dalla croce rese vana la superba sapienza del mondo e la sua arrogante stoltezza. I beni di ogni genere che ci vennero dalla croce hanno eliminato i germi della cattiveria e della malizia. All'inizio del mondo, solo figure e segni premonitori di questo legno notificavano ed indicavano i grandi eventi del mondo. Stai attento, infatti tu, chiunque tu sia, che hai grande brama di conoscere. Noè non ha forse evitato... Noè non ha forse evitato per sé, per tutti i suoi familiari e anche per il bestiame, la catastrofe del diluvio decretata da Dio in virtù di un piccolo legno? Pensa alla verga di Mosè, non fu forse un simbolo della croce? Cambiò l'acqua in sangue, divorò i serpenti fittizi dei maghi, percorse il mare e lo divise in due parti, ricondusse poi le acque del mare al loro normale corso e sommerse i nemici, salvò invece coloro che erano il popolo legittimo. Tale fu anche la verga di Aronne, simbolo della croce, che fiorì in un solo giorno e rivelò il sacerdote legittimo. Anche Abramo prefigurò la croce quando legò il figlio sulla catasta in legna.
La morte fu uccisa dalla croce e Adamo fu restituito alla vita. Dalla croce tutti gli apostoli si sono gloriati, ogni martire ne venne coronato e ogni santo santificato. Con la croce abbiamo rivestito Cristo e ci siamo spogliati dell'uomo vecchio. Per mezzo della croce noi, pecorelle di Cristo, siamo stati radunati in un unico via e siamo destinati all'eterna dimora. Questa parola, che appartiene ovviamente ai padri del passato, no? Ai uomini di chiesa del passato, la liturgia, la chiesa continua a proporcela. Se vi ricordate l'inno che noi facciamo nella settimana santa ai vestri, proprio parla dal senso di quello che abbiamo letto. O albero fecondo e glorioso, viene definita la croce di Gesù, ornato di un manto regale, talamo, trone d'altare al corpo di Cristo Signore. Poi si dice, o croce beata che apristi le braccia di Gesù Redentore, bilancio del grande riscatto che tolse la preda all'inverno. O croce, unica speranza in questo tempo di passione. E lo stesso è stato ovviamente per i contemporanei di Giovanni ai tempi della dominazione dell'impero romano, quando subirono tanta persecuzione e tanta morte. Diocleziano, Nerone, eccetera, fecero strage di cristiani. Ecco, Giovanni, la rivelazione che Dio da Giovanni è proprio questo senso di incoraggiamento. La croce darà la tua salvezza. Vero è che ti fa distendere le braccia, ti inghiosa, ti ferisce, però da quelle ferite rinascerà una nuova chiesa, rinascerà una nuova speranza per tutti i credenti in Dio. E così è stato, perché voi sapete poi come si è diffuso il cristianesimo, addirittura abbiamo a Roma, abbiamo la grazia di avere la sede del Sommo Pontefice, ecco, in quella città che veramente ha martoriato tantissimo i cristiani. Rispondo. Albero proprio glorioso, collocato in mezzo al paradiso. Morendo su di te, dottore della salvezza, vinse la nostra morte. Alleluia. Fra tutti gli alberi della terra sei più nobile. Morendo su di te, dottore della salvezza, vinse la nostra morte. Alleluia. Ora farei i veloci. Siete d'accordo? Sì. Non possiamo dire di no. Siete stupiti, stupore. Se qualcuno vuole andare, però facciamo la comunione, non so. Allora possiamo. Iniziamo, allora ci mettiamo in piedi. Sfolgo del sole di Pasqua, rifuole il cielo di canti, esulta di gioia la terra. Dagli abissi della morte, Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri. Accanto sepolto vuoto, più vano meglio più sole, il Signore è risorto. O Gesù, re immortale, unisci alla tua vittoria il rinato nel battesimo. Israela sulla tua chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua. Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Coraggio, figli, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia. Pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male per io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con il soffio e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato.
distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non privarmi del tuo santo spirito, rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri la mia labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio e se offro l'olocausto non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora moleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Coraggio, Figlio, i tuoi peccati sono perdonati. Alleluia. Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello segno ricordati di avere clemenza. Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran. La sua maestà ti copre i cieli, delle sue lodi è piena la terra. Il suo splendore è come la luce, baglioni di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli del legno, nella melma di grandi acque. Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro. La carie entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi. Sospiro nel giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime. Il fico infatti non metterà germogli, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo. I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili, e le stalle rimarranno senza voi. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerpe, e sulle alture mi fa camminare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu, Dio, eri al fianco del tuo Cristo per salvare il tuo popolo. Alleluia. Città di Dio, loda il tuo Signore che ti dona la pace. Alleluia. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le fregge i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Città di Dio, lode il tuo Signore, che ti dona la pace. Alleluia. Giusto. Cadia. Chi c'è? Cadia. Ogni cadia, Cadia, leggi. Leggi la lettura. Dagli Atti degli Apostoli. Dio ha risuscitato Cristo dai morti, in modo che non abbiano in più a tornare alla corruzione. Infatti ha dichiarato: darò a voi le cose promesse a Davide, quelle sicure. Per questo anche in un altro luogo dice: non permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Responsorio. È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia. È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia. Il Signore, crocifisso per noi. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia, alleluia. Gesù prese i pani, prese grazie e li distribuì a tutti i presenti. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Dai giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici. Di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù prese pane, prese grazie e li distribuì a tutti i presenti. Alleluia. Dio Padre, che ha risuscitato il Cristo suo Figlio, darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Diciamo con fede: Signore, donaci la vita nuova del tuo Spirito. Padre Santo, che hai glorificato il tuo Figlio immolato sulla croce, accogli il nostro umile sacrificio e guidaci alla vita eterna. Guarda con amore gli artigiani, i contadini, gli operai. Sostieni la loro fatica con la luce della fede. Fa che il nostro lavoro glorifichi il tuo nome e giovi all'edificazione del tuo regno. Aprici gli occhi e il cuore alle necessità dei fratelli. Fa che impariamo ad amarci e ad aiutarci sinceramente. E adesso preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Thank you.
Santissimo e Divinissimo Sacramento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A Dio benedetto e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e emozioni per mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Amen. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo che secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli inverni. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa ricevere in un pezzo. E disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Parola del Signore. Così brevemente, semplicemente, continuiamo il pensiero su questa parola che il Signore oggi ci consegna. Colpisce la compassione di Gesù. Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla che veniva da lui. La gente va in petti dietro a lui perché guarisce gli inverni. Cioè da Gesù, ovviamente, azzertendono favori, miracoli che le possono aiutare nelle loro esigenze materiali, fisiche. Gesù ovviamente non era venuto soltanto per, ma perché erano segni che volevano far capire che lui veniva da Dio e Dio ritornava, ed era venuto non soltanto per dare conforto, sollievo, refrigerio ai corpi, alle sofferenze dell'umanità, ma soprattutto per far sì che questo
questa umanità ferita che per bisogno va dietro a lui, senza guardare, come dire, le necessità, senza stare attenti ai limiti, che possono andare a un luogo, a un posto, che ha fatto che non c'è più dove comprare mangiare e invece. E a volte, ovviamente, non è normale, ma non facciamo a formare tutte queste persone, 5.000 persone, come facciamo? Allora il Signore poi alla fine fa il gesto che compie, è un richiamo all'Eucaristia, all'istituzione dell'Eucaristia. Però è fondamentale, secondo me, il fatto che il Signore prima dice: se tu vuoi fare comunione con me, vuoi celebrare l'Eucaristia con me, che è comunione con me, con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ricordati che innanzitutto devi vivere l'Eucaristia della condivisione, della consolazione, l'Eucaristia della compassione, l'Eucaristia della carità, dell'amore di Dio, vero per l'altro, che ti porta a mettersi al servizio dei bisogni dell'altro. Soltanto se tu fai questo passaggio, ecco, ti prepari il cuore per poi rimanere a servire il tempo dopo questa esperienza verso il lato di Dio. E allora, ecco, questo è per noi l'invitazione. La Eucaristia non è soltanto esclusivamente, è principalmente quello che noi celebriamo qui, ma il nostro cuore deve essere pronto ad accogliere l'invito del Signore, la sua parola, che ci dice, c'è da sempre dell'indicazione. E avere quell'occhio attento, ecco, guardare come fa, salire su e riuscire a guardare il mondo, le esigenze, le problematiche, la storia dei mondi con gli occhi di Dio. E quindi lì incontri, ecco, con le necessità dei fratelli, che in qualche modo per quello che vuoi ovviamente devi cercare di aiutare, di soccorrere. Quindi fare comunione con gli altri. Comunione con gli altri, tirate il cuore, non si può fare comunione con Dio se non facciamo comunione tra di noi, giustissimo. Vi riconosceranno da come mi amerete. Cioè questo è la discriminante dell'essere cristiano. Un'altra piccola dottrinatura è comuniamo l'attenzione per gli avanzi del pane e pesci che Gesù aveva consacrato. Dovremmo essere molto attenti, soprattutto i ministri che proviamo la comunione, ai resti eucaristici, ai frammenti eucaristici, non lasciare perdere nulla. Perché? Perché là c'è tutto il Signore, c'è la potenza d'amore di Dio per noi. Quindi anche un piccolo frammentino va preservato, va custodito, non va sprecato. Quindi attenzione anche quando è un po' di giorno per necessità, ormai si poteva anche prima, però è diventato ormai usuale, ricevere la comunione sulla mano, ad esempio. Si può fare, ce lo prevede, ma quindi cucina di Gesù. Però ecco, quanta cura, quanta attenzione dovremmo avere nel fare questo gesto, no? Fare attenzione, le mani pulite, il cuore pulito soprattutto, ma anche le mani che dicono il Signore. Attenzionare, chissà, c'è qualche frammentino che molto succede, si spariranno un po' con le ossa, no? E quindi evitare di farmi lasciare cadere, magari figlio a una nervale, cioè avere quell'attenzione, quella delicatezza, perché in quel momento il Signore è nelle nostre mani. Lui si è fatto uno come noi, e si è fatto fragile come noi, si è fatto un bambino e l'hanno detto bene, potete essere fragile. Nella culla che sono le nostre mani, ma il sacerdote che lo contrae in precedenza. Quindi riconosciamo la bontà del Signore, accettiamo le sue indicazioni che ci vuole soprattutto di fare comunione tra di noi per essere degni di partecipare alla sua al sacrificio eucaristico e soprattutto, e poi anche ammettiamoci come professione, anche attenzione e rispetto per l'Eucaristia.